Quinto schema, ambientato in Italia. Distruggiamo le case subito, perché dentro, come vedete, c'è un nostro amico che non ci dà un cacchio. C'è un altro nostro amico. Questo può indurmi un attimino in inganno, perché se voi saltate, vedete dietro che c'è un lanciarazzi, vi sparerà immediatamente. Quindi purtroppo dovete distruggere questa bellissima E500 e ucciderlo. Sono piccole cose, ma mi possono far saltare una vita. Qua distruggiamo, poi uccidiamo, poi prendiamo le armi. Così salviamo qui. Continuiamo. Mi raccomando, qua attenti. Qua vi consiglio di stare in una posizione esattamente dove sono io e sparare, in modo che non venite colpiti da nessuno. E questi sono molto fastidiosi. Un flame shot che non serve a niente. Se gli dai serve qualcosa. Che altro è sprecherete colpi? No, neanche dai. Però non riusciamo a prendere quel porcello. Osta! Sto cercando di distruggere questo carro armato. Come vedete ci impiega tantissimi colpi di F. E prendiamo il nostro carro armato invece. Ovviamente non posso più andare giù. Quindi questo prigioniero, vediamo se riesco a prenderlo. Preso. Perché ci dà tante bombe o cannone in questo caso, visto che siamo su. Qui non preoccupatevi a sparare dritto, tanto potete investire praticamente tutto. Salviamo il nostro amichetto. Qui arrivano gli aerei, dovete andare più velocemente possibile in avanti e cercare di saltare, magari anche senza sparare direttamente, perché come vedete io ho preso un bel po' di colpi, perché sono faccio abbastanza schifo in questa parte. Qui state attenti, perché prima dovete distruggere l'elicottero. Intanto sparate in avanti, perché vedete che casotto che c'è, vediamo se ce la faccio. Aia, niente. Ah, eppure l'F che fa abbastanza schifo. Sono pure senza bombe. Vabbè, allora mettiamoci qua. Facciamo la tattica più semplice. Perfetto. Continuiamo a sparare in dritto. E stranamente c'è un altro di questi. Wow. Qua basta mettersi in un angolino, cercando di non farsi prendere dai singoli, dai soldati semplici. E la prima se ne va via. Tutti quelli che vengono attaccati, fate il solito movimento. Vedete che andranno via. Ah, se sono davanti potete sparargli direttamente col cannone. E qua è un po' tedioso fare questo lavoro. Eccoci qua. State attenti alle moto kamikaze. E adesso dovremmo essere arrivati a... Sì, eccolo qua, il boss. Sprecate subito i vostri colpi. State attenti a questi spari, perché potete evitare solo l'ultimo. E anche qua potete evitare solo l'ultimo. Continuate a sparargli e cercate di distruggere la parte inferiore della struttura. Come vedete sono due cose completamente separate, perché avete visto, come avete visto, è pieno di amichetti. Quello che vi consiglio di fare è, ecco, come esattamente come ho fatto, ovvero continuate a sparare
ai missili che vengono di qua di là e sparate col cannone invece alla struttura portante. Ne abbiamo salvati 9, vedo un Kanai, un Satyr. Missione 5 è completata. Sono ancora a